Cerchietto da Renna e iscriviti al canale. Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e questo è un nuovo video. Il Natale è vicino, l'aria natalizia si sente già da un po'. Io sono felicissima di questo. È l'unica cosa che non mi fa pensare al freddo. Ho scoperto delle cose bizzarre, sinceramente, e volevo condividerle con voi. La prima curiosità bizzarra sul Natale riguarda la Spagna, e precisamente in Catalogna. Lì esiste il Caganer. Che cos'è il Caganer? Oddio, già il suo nome dice tutto. Però andiamo a capire che cos'è. È una statuetta che viene messa nel presepe e dicono porti fortuna. Voi ci credete? Viene chiamata così perché questa statuetta, diciamo che si fa i fattacci suoi. Oddio. Seconda curiosità sul Natale. Innanzitutto facciamo una premessa. Io devo dire che odio profondamente i ragni. Li odio. Mi fanno proprio schifo appena vedo quelle 8 zampette che camminano. Mi fanno schifo. In Ucraina le ragnatele sono ben accette. Dicono che portano fortuna. Le ragnatele portano fortuna. Come possono portare fortuna le ragnatele? Fatte dai ragni. Infatti usano le ragnatele anche come decorazioni natalizie. Immaginatevi la scena. Potrei mettere qualche ragnatela? Così magari vengono tanti ragnetti e mi fanno felice. Mi portano fortuna. Io penso che i bambini austriaci, a differenza di quelli italiani, non vogliono che arrivi il giorno di Natale. Dovete sapere che in Austria Babbo Natale ha un alter ego. Krampus. Immagino i genitori che dicono: se non fai il bravo, arriva Krampus e ti mangia vivo. Oddio, cosa succede a questo bambino? L'infanzia dei bambini è rovinata. Ma cosa fa Krampus? Lui si occupa dei bambini cattivi, dei bambini che non si sono comportati bene, e la leggenda dice che li mette in un sacco e a fine giornata li divora. O in Austria tutti i bambini sono buonissimi, oppure arrivato a Natale scappano. Altra curiosità, in Jugoslavia si festeggia Natale e anche la festa della mamma. Ma cosa fanno i bambini 2 settimane prima del Natale per festeggiare la festa della mamma? Vi regalano dei doni? Una lettera? Un disegnino? No. La rapiscono. La catturano, le legano i piedi e poi chiedono il riscatto. E generalmente le mamme pagano il riscatto dando ai figli i loro regali. Inoltre, nella tradizione australiana, Santa Claus, il nostro caro Babbo Natale, indossa abiti più leggeri e mette a riposo le renne che non sopportano il caldo, e fa trainare la sua slitta da ben 6 canguri bianchi australiani. Che carina immagine! Dove vorrei tanto essere in questo momento, con il caldo, a festeggiare il Natale come se fosse Ferragosto. Infatti loro lo festeggiano così, con un bel barbecue in spiaggia. Bellissimo. Bene ragazzi, il video è terminato. Se non vi va di perdere altri dei miei video, iscrivetevi al canale. Condividete il video se volete far sapere agli altri queste curiosità. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Io ed il mio cerchietto da Renna vi salutiamo, vi mandiamo tanti baci e al prossimo video. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell shine, jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square, in the frosty ice.